Buongiorno a tutti, stamattina succo d'arancia, questa qui è la spremuta, quella di Lidl con anche la polpa che è buonissima e l'ho trovata nel banco frigo, tra l'altro era in offerta in questi giorni, quindi ne ho prese un paio per fare scorta ed è buona anche quella fuori dal banco frigo, sempre però non da concentrato, quindi se fate un salto da Lidl cercatele tra le bibite, comunque si trova vicino ai succhi. E poi questi biscottini integrali, i miei frullini, sempre di Lidl, anche questi. E questi qui sono molto buoni, ve li avevo già consigliati, alcuni di voi mi avevano detto che li avevano provati, quindi sono contenta che i miei What I Eat in a Day siano anche utili come consigli per gli acquisti. Dai, iniziamo questa bella giornata. Stamattina non ho potuto resistere, abbiamo comprato la frutta e questo melone ha un profumo esagerato, è buonissimo e infatti me ne sono tagliata praticamente un quarto, cioè metà, e abbiamo diviso a metà tra me e Giovanni, e quindi questo è il nostro spuntino. Guardate che bel colore, non vedevo l'ora che tornassero i meloni, soprattutto quelli arancio. Fatemi sapere qual è il vostro preferito, preferite il melone arancio o il melone quello giallo? Che credo si chiami Oni qualcosa, perché dovrebbe essere molto dolce, tipo miele, però vabbè, a me non fa impazzire. Sarà che tutte le volte lo trovo che non è troppo saporito, quindi mi sembra che non sappia di niente. Invece questo qui, da quando l'ho scoperto, non molti anni fa, tipo 4 anni fa ho iniziato a mangiarlo, quindi ve lo straconsiglio. E se non siete delle appassionate, provatelo e dategli una chance. Oggi per pranzo una cremina di carota e formaggio e sopra dell'orzo, ho fatto quello che si fa in 10 minuti, insomma quello veloce, con piselli e un filo d'olio, quindi semplicissimo ma buono e goloso. Merendina di oggi con yogurt greco, ci ho messo un pochino di frutta secca, questa qua è quella di Lidl, provo ad avvicinarla per farvela vedere, praticamente ci c'è. Mi sembra di ricordare arancia, bacche di goji, mela e cocco, in mezzo semi di chia, farina di pistacchio, un pochino di sciroppo d'acero che si vede qui vicino alla banana, mamma mia che buono, e ho messo tre fettine, cioè tre stelline di mela, e all'interno dello yogurt c'è la mela a pezzettini, quello lì è giusto decorativo, così ci faccio una bella fotina per Instagram, seguitemi anche lì mi raccomando, in tante mi avete scovato, però io non ne parlo quasi mai di Instagram, però sono attiva anche lì. E niente, ora me la pappo questa merendina super. Le avete mai provati questi mix di frutta secca? Fatemelo sapere nei commentini. Stasera per cena robiolina, questa qua è quella piccina, buona, a me piace un sacco la robiola. E poi ho preparato questa ricettina che ho visto sul canale del Goloso Mangiar Sano, che se non seguite, non conoscete, mi sembra strano perché è davvero molto popolare. Però vi consiglio di seguirlo perché le ragazze fanno sempre delle ricettine golosissime, buone. In questo caso sono dei cavolfiori, quindi vedete, faccio vedere sotto. Sotto è cavolfiore ed è impastellato, che buono. Nel mio caso con farina integrale, ci ho messo un po' di pomodoro poi sopra e un po' di basilico, quindi li ho fatti un po' alla pizzaiola, buoni, golosi e soprattutto sani, ma mi tolgo il gusto, così mi tengo leggerina perché stasera non sto troppo a 100, quindi volevo un attimino restare leggera ma mangiarmi qualcosa di goloso, e quindi mi fa tutto questo bel cavolfiore. Spero che il video vi sia piaciuto, io vi mando un bacione e noi ci vediamo con il prossimo video, ciao!